Generata dal sole. Io sono l'acqua che scorre silenziosa. Conosco ogni via del firmamento e volo con le rondini. Io sono la pace e la tempesta, il gelo e l'ardore di un'estate. Stiamo riscoprendo, nell'immagine che vi proponiamo in questo momento sullo schermo, un ambiente forse in via di totale estinzione. Anni fa dalla campagna veniva la vita. I nostri vecchi dicono che si soffriva anche la fame. Noi però crediamo di vedere in quel tipo di società un genere di esistenza più equilibrato di quello di oggi. Riprendendo queste immagini, non vogliamo proporre una gita nostalgica nella campagna e nella civiltà del passato, ma è solo un tentativo di verificare se il nucleo familiare contadino riesce ancora oggi a mantenere la sua identità. Crediamo però, e le prossime immagini potrebbero esserne conferma, che il salto ad una civiltà del tutto diversa è stato effettuato ed abbia coinvolto e travolto assolutamente tutti. Improvvisata troupe cinematografica a scovare una famiglia contadina. Siamo accolti cordialmente, appena chiediamo di effettuare qualche ripresa in cucina. L'abbiamo visto poco fa, salsiccia e salami appeso al soffitto a rappresentare per noi una scena del tutto inusuale e affascinante. Così questo quadro, che riprendiamo con dolcezza, è anche un motivo per parlare delle abitudini e degli usi di quel genere di vita. La cinepresa ha bisogno della lampada per entrare nella stalla. Le vacche ci guardano disorientate, perché abituate ad una luce tenue e naturale. La casa colonica non ha ancora subito trasformazioni, almeno esteriormente non ha perduto ancora la sua identità. Ritorniamo bruscamente ad un paesaggio a noi comune. Non sono più vacche o anatre, ma ciminiere, fumi e squallide periferie industriali, a ridosso delle quali la campagna desolata è ormai irriconoscibile. L'industria e con essa il benessere, ma anche il consumismo e la nevrosi, hanno portato tra noi tensione, ansia e probabilmente il disadattamento. Thank you.
gruppo di noi ragazzi ha deciso di interessarsi a questo problema e di qui è nata la nostra ricerca. Il film è una documentazione del lavoro svolto ed è una riflessione per immagini. Le riprese sono state effettuate a turno da tutti gli alunni del gruppo, coordinato dall'insegnante. Assieme al professor Serra, coordinatore del gruppo, pensammo di condurre un'indagine nel nostro ambiente sul disadattamento, ritenendolo un male molto diffuso dovuto ad un cattivo rapporto tra l'individuo e la civiltà produttivistica. Scegliemmo di effettuare la ricerca tramite distribuzione di questionari nell'ambiente scolastico e familiare mestrino. Preparammo i questionari prova con i quali volevamo assaggiare la validità e la chiarezza delle domande, dietro consiglio di un sociologo, il dottor Mario De Angelis, che andammo a trovare nel suo ufficio. La caratura dei questionari avvenne con il suo aiuto. Un campione di essi fu distribuito ad alunni di quinta elementare e che presto ci accorgemmo che i ragazzi, così giovani, trovavano difficoltà nel dare le risposte. Decidemmo allora di limitare la distribuzione a ragazzi di prima e di terza media e a studenti di prima superiore, ai loro genitori e agli insegnanti. Dopo preventivi e a volte difficili contatti con i presidi e gli insegnanti, passammo di classe in classe per la distribuzione e la spiegazione dei questionari agli studenti, ai quali affidammo anche i questionari per i loro genitori, che li avrebbero riconsegnati in busta chiusa da noi fornita per garantire l'anonimato. Nella stessa occasione demmo i questionari anche agli insegnanti. Ovviamente preparammo tre tipi di questionari differenti e con essi si mirava a sapere: la scuola dà o ha i mezzi per evitare o per correggere il disadattamento? Come si manifesta il disadattato in scuola e in famiglia? Sono molti i ragazzi giudicati disadattati o difficili a scuola e in casa? È percepito dai ragazzi un certo malessere spirituale e qualche difficoltà negli ambienti frequentati? Quali sono i motivi principali che a casa e a scuola fanno dei ragazzi un disadattato? La distribuzione non avvenne a caso perché scegliemmo campioni nel centro della città, nella periferia urbana, nella periferia rurale, negli istituti statali e in quelli privati. Furono consegnati in totale 700 questionari, 100 ad alunni di prima media, 100 a quelli di terza, 100 a studenti di prima superiore, 300 ai loro genitori e 100 agli insegnanti. Ne furono restituiti 530, 100 questionari degli alunni di prima media, 115 degli alunni di terza, 128 degli alunni di prima superiore, 100 ai genitori degli alunni di scuola media, 61 ai genitori degli alunni di prima superiore e 26 degli insegnanti. A dire la verità, più volte dovemmo percorrere le strade della nostra città per raccogliere un numero di risposte necessario all'attendibilità della ricerca. Verso quelle scuole meno sollecite e meno disponibili a collaborare, anche il contatto con i coetanei non è stato facile e in qualche occasione ci voleva tutta la pazienza e il coraggio di qualcuno di noi per resistere agli sfrizzi quando nelle classi spiegavamo come si doveva riempire il questionario. Oltre che sulle persone avvicinate tramite i questionari, la nostra attenzione andava contemporaneamente ai luoghi che percorrevamo per raggiungere le scuole scelte nella nostra indagine.
Ritorniamo alla contemplazione agreste. No, a guardare con attenzione scopriamo intorno a questa casa colonica i segni della città di asfalto e di cemento. Essa è una testimonianza ed un anacronismo. Qui un tempo era campagna, ora è quasi centro città. Essa è un iceberg, è un monumento del passato. Può avere conservato di esso anche la memoria e l'anima? Della città le case come queste vengono abbandonate. Arriva subito allora il cittadino ansioso di altra natura, altri agi e benessere economico. La caccia al rustico da ristrutturare, ormai sempre più raro, è divenuta quasi una necessità vitale, oltre che un fatto di prestigio sociale. L'alternativa è questa, l'inurbamento opaco al confine della città che conta, dove gru, cemento e disordine sono diventati segni di questo mondo. Forse in un passato non lontano c'era un'anima, una vita con i segni di una comunità originaria, della quale si è fossilizzata qualche testimonianza, a rendere più angoscioso il vuoto di questa anonima periferia. Trovato un ordine nuovo, un'arte nuova, che permette di inscatolare l'uomo nella moderna civiltà. Quasi tutti noi viviamo in queste case e ci si può abituare a vivere così, senza accorgerci più della mancanza di aria e di spazio. I ragazzi e i genitori, cui abbiamo dato i questionari, vivono quasi tutti in quartieri simili. Ed ora ci viene un dubbio. Che sappiano cos'è fondamentalmente il disadattamento? Oppure, grazie alla capacità di adattamento, si è smorzato ogni ansia di vita differente, spiritualmente più libera e più equilibrata? Noi stessi che conduciamo la ricerca non ci ponevamo prima d'ora i problemi del genere, ne usavamo termini per definire la nostra civiltà e la nostra città in maniera tanto critica. E la nostra beatitudine sarebbe continuata se non avessimo toccato con mano, esaminandoli e filmandoli, gli aspetti contraddittori del nostro modo di vivere. Chiediamo a questi bambini e ragazzi cosa manca loro, che risposta potremo avere?
Cent'anni fa questi luoghi erano al centro della storia. L'insurrezione di Venezia contro gli austriaci nel 1848 fece sbarcare qui gli uomini del Risorgimento provenienti da Venezia, che andavano ad attaccare il forte Marghera. Più tardi, dalla vicina Malcontenta e dalla riviera del Brenta, nei giorni estivi, arrivavano sulle rive di questa parte della laguna i bagnanti, o da qui raggiungevano Venezia in vaporino. Ora, ai limiti del canale dei petroli, la pace di questa acqua racchiude in realtà la morte ecologica. Poco lontano c'è il porto e la sterminata distesa di fabbriche, fucina di vita, di lavoro e di progresso economico. Le nostre famiglie vivono di questo, ma noi riteniamo che le ansie e le tensioni che produce questa vita siano anche fonte di disadattamento. Per lavorare bisogna produrre, per produrre bisogna vendere, per vendere bisogna consumare, per consumare bisogna acquistare, per acquistare occorre avere tanti bisogni, tante necessità e bisogni sempre nuovi o rinnovati nel tentativo continuo di soddisfarli. Ci distraggono da noi stessi e ci tolgono l'equilibrio. La nostra ipotesi, quando abbiamo iniziato il lavoro, era quella che il disadattamento nei ragazzi si potesse manifestare principalmente in quei settori della società che sono più a contatto con loro, famiglia e scuola. Abbiamo voluto verificare se le cause del loro disadattamento, da noi presupposto, fossero da attribuire più alla società che a loro stessi. Ma ora possiamo concludere col dire che questa ipotesi ha avuto una verifica i cui risultati ci hanno lasciato parecchio perplessi, dato che si risulta che il disadattamento non si manifesta negli ambienti da noi considerati. Ci sorge un dubbio in quanto non riusciamo a credere che le risposte sono state date con una vera coscienza delle loro condizioni individuali e sociali. Viene spontaneo domandarci se è stato percepito il giusto significato del termine disadattamento. Noi quasi diamo per scontato che non l'avvertono. Ciò può essere perché c'è stata confusione nell'interpretare il significato della parola, o peggio, perché siamo tanto immersi in una vita di caos e nevrosi, insomma, di disadattamento, che non abbiamo più termini di paragone per dire che può esistere una vita diversa, più equilibrata e distesa. Infatti, l'analisi da noi effettuata dà i seguenti risultati. Genitori. Notiamo soprattutto che i genitori non vedono con particolari preoccupazioni manifestazioni di disadattamento nei loro figli. Le temono in modo particolare per il loro futuro. Figli. Come studenti non si sentono emarginati, vedono positivamente le loro scuole, hanno buoni rapporti con tutti. Insegnanti. Gli insegnanti dichiarano la loro disponibilità più aperta ad avere un rapporto sereno ed educativo con i ragazzi, tentando metodi molto poco tradizionali e tuttavia trovano la bocciatura necessaria per richiamare all'impegno l'alunno. Lo scopo principale di questo film è di comunicare la nostra ricerca in un modo che ci sembra abbastanza diverso dall'usuale e per noi molto efficace. Abbiamo partecipato tutti alle riprese in quanto, tutti, abbiamo a turno usato la cinepresa, mentre, divisi in gruppetti, abbiamo poi affrontato le fasi del montaggio e della sonorizzazione.
ricchezza, capitale, benessere economico. Con l'immagine abbiamo sottolineato questi aspetti del nostro mondo, le sue offerte che quotidianamente ci accompagnano e ci lusingano. Ma quale prezzo hanno pagato le persone che non hanno i mezzi, le capacità o la volontà di adeguarsi? Le prossime immagini daranno una visione di una parte di società che non ha beneficiato del progresso, ma anzi lo ha subito. Thank you.